Allora, l'incartata è questa casa, questo posto, questo luogo e soprattutto questo grande noccioleto che prima ancora era un vigneto, prima ancora chissà, però è un posto dove insomma ci si è sempre lavorato, si è sempre coltivata la terra. Questa casa è nata per chi coltivava la terra, quindi per i contadini che ci vivevano. Per lungo tempo poi è stata abbandonata, era stata trasformata in un agriturismo dei proprietari, ma evidentemente questo posto vuole persone che lavorino la terra. No? Il destino di questo posto per il momento è tornato ad essere quello di un posto agricolo rurale dove cerchiamo di fare un'agricoltura pulita, buona, pulita e giusta, come dice qualcuno. Cerchiamo di fare del buon pane e questo è il motivo per il quale con Vincenzo ormai è nata una collaborazione. Oltre che un'amicizia importante che dura da qualche anno e si è concretizzata in questo progetto che si chiama Il Forno di Vincenzo. Qui abbiamo fatto tante cose, abbiamo fatto ospitalità anche per attività di ricerca, c'è stato un progetto che si chiama Rural Lab che ha avuto sede qua e che per certi versi è stato anch'esso molto importante per questo posto perché ha fatto di questo posto un po' il centro nevralgico di tutta una serie di attività sull'innovazione rurale negli scorsi anni. Qui si sono fatte diversi appuntamenti per il riconoscimento di erbe spontanee con Maria Sonia Baldoni, che è tra le principali esperte in Italia, e questa è una delle case delle erbe di questo progetto, appunto Case delle Erbe, del circuito nazionale e internazionale, possiamo dire, attivato da Maria Sonia. Qui cerchiamo di fare anche delle cose buone da mangiare. Sabato sera, come stasera, si può mangiare una buona pizza fritta fatta con farina di grani antichi. La domenica a pranzo facciamo un pranzo basato tutto sulle nostre materie prime, quelle della rete dei contadini, agricoltori, pastori, allevatori locali che stiamo aggregando. C'è un progetto che aggrega tutta questa grande voglia di riscatto della ruralità, delle produzioni agricole che si chiama Comparete. Qua una volta al mese cerchiamo di riprendere adesso in primavera un mercatino che facciamo sull'Aia con tutti questi produttori. Insomma, non ci annoiamo mai, insomma, questa è la morale della favola. Lascio poi adesso la parola e poi per qualunque cosa, insomma, siamo qua, spero anche dopo assieme, con un bicchiere di vino possiamo anche parlare in maniera non frontale. Va bene? Grazie. Ho la necessità innanzitutto di ringraziare chi ha veramente messo a disposizione il suo tempo, specialmente il saluto convinto come lui, Salvatore e Mario, per questo incontro e la necessità da cui nasce proprio il piacere di condividere momenti diversi come quelli che ha appena accennato Michele, che però hanno delle linee trasversali comuni. Con Giacinto, che adesso non c'è qui, ma con Luca, che è il presidente nazionale Arcipelago CE, che ci siamo riproposti più volte di presentare, quando in modo più completo e diffuso, l'utopia, l'utopia di una moneta sociale che è lo CE. Io, la prima volta che ne ho sentito parlare è stato nel profondo Cilento da Angelo. E immediatamente ho pensato che era la soluzione per togliere di mezzo i conflitti tra le persone, che si basa tutto da un lato sullo sfruttamento delle persone, dall'altro poi sulle criticità che si innescano appena ci sono i soldi sul tavolo, non si riesce più niente. Insieme a Assunta, noi stiamo seguendo un corso di formazione che è Formazione Quadri del Terzo Settore, e quindi abbiamo avuto piacere di ascoltare Dario, e penso che come Assunta è rimasta incantata da questa economia fondamentale, manutenzione sociale, quindi a questo punto l'utopia, che si ritorna su un'economia fondamentale, comincia a essere qualcosa di più concreto. E io ho avuto anche il piacere e la fortuna da anni di conoscere Salvatore Esposito, che non ha mai, diciamo, fatto troppo
coppe, cerimonie, ma è andata sempre comunque direttamente al centro del problema. E ho potuto verificare di persona che quando sa che una cosa è giusta la fa senza se e senza ma, e anche nel suo ruolo di dirigente pubblico ha fatto delle scelte che per noi facciamo parte del movimento delle persone con disabilità, sono state delle scelte innovative che però poi ha messo in crisi il sistema, quindi vi parlo di un po' di anni fa, questo è stato il nostro primo incontro con Salvatore. Mi sono licenziato da questo. No, io non frequento più certa gente. Volete sapere, guarda, raramente guadagno molto meno, ma sono più felice come voi. E quindi c'erano queste tre, diciamo, esperienze e anche scelte di vita che sono quindi di non un approccio semplicistico, ma scelte di vita che poi sono completamente realizzate con un approccio culturale e un approfondimento professionale, che è quello che a noi serve in questo momento, che qualsiasi cosa tendiamo di fare arriviamo a un certo punto e poi la sostenibilità economica ci blocca su tutto quello che è eccellenza. E quindi ho detto, ma perché non ne discutiamo insieme? Ed eccoci qua, vi lascio qui la parola. Un piccolo sondaggio tra voi: conoscete lo chef, sapete come funziona? Non conosco lo chef, perfetto. Nell'ambito della realtà del cambiamento, o meglio, nell'ambito delle persone che si occupano di provare a analizzare quello che ci succede e che vediamo da tutti i punti di vista non ci piace, perché vediamo solo distorsioni e in un buon senso non vediamo applicato quella pratica. Sanità, economia, lavoro sociale, l'edilizia, tutti i settori, diciamo, moderni, vediamo sempre un solo discorso che riusciamo a vedere applicato in buon senso, che uno avrebbe delle normali cose, dei nostri meccanismi, della macro, diciamo, realizzazione delle cose. E chiunque si occupa di attività per cercare un po' di smarcarsi da queste distorsioni, genera sempre un movimento, un'attività, un associazionismo che va a prendere quel settore per dire, se uno analizza il PIL, capisce che il PIL è un qualcosa che dovrebbe sempre crescere, deve sempre crescere, tira via le punte, è impossibile che cresca sempre, e quindi correre dietro al PIL per essere, avere parametri economici che ci permettano poi di avere uno sviluppo sociale normale, è una follia, nonostante, diciamo, ce lo dicono anche nel mio piacere, il che aumenta, non ti dà l'occupazione, infatti il PIL aumenta, il 50 anni, la situazione diminuisce, eccetera, eccetera. E quindi c'è chi ha analizzato il PIL come crescita, poi sviluppato teoricamente e poi praticamente il concetto della crescita felice, per esempio. Chi ha analizzato l'approvvigionamento energetico mondiale, quindi basato sulle energie fossili, le estrazioni, i gas, il trivellare, eccetera, si è reso conto che tutte le distorsioni sull'aspetto energetico della nostra, dei nostri fabbisogni, e quindi ha sviluppato teoria e pratiche in termini di transizione, transitare da un tipo di economia o di vita che è basata sul tipo di energia a un tipo di vita, e noi possiamo fare gli esempi in tutte queste direzioni. Noi per la casualità che ha portato tutti quanti a discutere le cose siamo imbattuti nella moneta. Il denaro, cos'è il denaro, non indicare il denaro, perché il denaro non è il nostro, perché ci indebitiamo, e tutta una serie di distorsioni che sono particolarmente inquietanti quando li studiavamo. Poi ci rendiamo conto che ciascuno guarda qualcosa e lo vede come il massimo della soluzione che tutti quanti gli altri dovrebbero capire immediatamente, così ci salviamo. Ma c'è una grossa differenza tra sapere e capire. Noi tutti sappiamo delle cose, sapere delle cose ti fa dire, hai visto, succede questo, sì, lo so, si sa. Capire un qualcosa significa che tu non puoi più comportarti nello stesso modo con cui ti comportavi un attimo prima, perché hai capito una cosa. La comprensione è un processo interno per il quale poi non ti puoi più comportare in un altro modo. La moneta è un qualcosa che,
diciamo, io mi sono trovato dentro, io sono un medico, mi occupo di neurologia, faccio altro tipo di cosa, però mi sono trovato a studiare, a giocare su questo meccanismo e abbiamo analizzato la moneta. E la moneta è una cosa che non si può capire razionalmente solamente, perché se, con la ragione tu hai un discorso logico lineare e dici io produco questo bicchiere, lo vendo a X, tutto lo compio, incasso, ci pago le tasse e faccio girare l'economia. Quindi il denaro come strumento, no? Io sono uno strumento di misura. Però il denaro in realtà è un qualcosa che si capisce in modo emotivo, perché ciascuno di noi ha un rapporto col denaro che è assolutamente individuale e ci sono decine e decine di sfumature su come noi viviamo il denaro. Che il denaro è potere, è protezione, è preservazione di se stessi, aspettative. Noi tutti conosciamo il soggetto che soffre se deve pagare un caffè, chi paga, c'ha le scarpe, devono andare in bagno, vuole entrare in macchina. E chi invece può spendere e spandere, sia che c'ha 1000 o che c'ha 0, lui è la stessa cosa. Quindi in mezzo c'è tutto questo. E il denaro è un grosso limitatore universale, perché noi non possiamo fare cose per denaro, o è un motivatore universale perché ci fa fare delle cose che magari non faremo per denaro. E il denaro è un modificatore profondo del codice morale delle persone, delle comunità. Perché noi usiamo tutto col denaro, la nostra vita oggi, io ho 43 anni, quando ero ragazzino mi vivo sostanzialmente in modo non monetario, adesso i miei nipoti di 10-11 anni non possono vivere in modo non monetario, a giocare a pallone devono avere, fare questo e quell'altro, mentre noi giocavamo a pallone ci davamo con 2000 lire, avevamo 500 lire, mi sembra, giocavamo Super Santos e si giocava così. Quindi noi siamo partiti da questa grossa analisi che ho provato a dare degli spot credo condivisibili nei ragionamenti generali per andare a dire ok, il denaro è uno strumento di debito, cioè il denaro viene creato, ce lo danno, ma non ce lo danno perché ce lo prestano con interesse. Interesse significa che se io ti presto 100, tu mi dai 101, se ti diamo interesse all'1%. Però l'uno non esiste perché io ho creato solo 100, per cui significa che noi abbiamo un debito pubblico che ammonta una quantità di soldi che non esistono, quindi un debito non ripagabile. Il denaro è uno strumento di misura, cioè significa così come posso misurare una distanza posso misurare un valore ed è un accordo, così come la distanza è un accordo. Però il denaro viene creato in un modo che la sua misura cambia in continuazione, per cui se io vado a Roma con 200 km e mentre ci vado qualcuno dice che poi sono 220, poi sono 250, poi sono, perché c'è un'inflazione sulla distanza, allora io non ci arrivo mai. Per cui se il mio padre che è un impiegato postale in 10 anni ha comprato una casa e ha fatto una famiglia e se l'è potuta pagare, lo stesso impiegato postale oggi una casa in 40 anni non sarà più comprato. Quindi il denaro, cioè la distanza per la soddisfazione dei bisogni primari della società moderna è stata allungata parecchio, al punto che è talmente tanto che tanta gente non gli danno i mutui, perché tu non potrai mai pagare, quindi non puoi avere. Ovviamente questi sono tutti ragionamenti che ti fanno capire che c'è una distorsione, no? Distorsione pazzesca. Per cui cosa è il denaro? Il denaro è uno strumento di misura ed è uno strumento che dovrebbe semplicemente dire siamo d'accordo che questa cosa io per farlo ci ho messo X lavoro, distribuito eccetera, quindi diamo un prezzo, siamo d'accordo e ce la scambiamo. Domanda e offerta, che sarebbe il principio del capitalismo, se il capitalismo esistesse, secondo me. Però noi sappiamo che abbiamo un sacco di domanda di cose che ci servono, e noi ci giriamo intorno, cioè da fare l'idea di Dio. Solo pensare all'ammodernamento energetico degli edifici all'interno di una relazione, cioè erano 50 anni. Quindi c'è una domanda, quasi c'è un'offerta di lavoro, c'è una domanda di lavoro perché c'è una situazione pazzesca, però non si possono incontrare queste due cose che sarebbero il principio del capitalismo che ci vendono come no, il mercato, perché non c'è il denaro. E soprattutto quando poi ti vai a scontrare, vai a guardare appunto le eccellenze, come ho detto prima Vito,
vedi che tu non ti puoi, cioè non puoi comprare una cosa che è fatta in un certo modo che ti piace, quindi magari c'hai la domanda e l'offerta perché il prezzo non è possibile più, quindi devi andare a incontrare questo prezzo. Su questi ragionamenti noi ci siamo detti, creiamo uno strumento di moneta che misura il valore, cioè creiamo noi, siamo d'accordo. Chiaramente questa non è nessuna cosa geniale, si fa in continuazione nel mondo, ci sono delle esperienze, diciamo, migliaia di esperienze di questo tipo. La nostra ha una caratteristica, che un po' c'è, diciamo, nel nostro piccolo vanto, è che noi abbiamo innescato un meccanismo che si chiama lo sconto.